Nei casi di riacutizzazione della patologia, il paziente che si trova in una situazione di emergenza, che ha bisogno di un professionista sanitario sul territorio, sicuramente può trovare nella farmacia e nei farmacisti una porta sicura di facile accesso nel quale poter ricevere il consiglio giusto. Io credo che il giusto approccio da parte nostra, da parte dei farmacisti sul territorio, grazie anche alla nostra capillarità, si componga di più aspetti. Sicuramente la parte più importante è la famosa presa in carico del paziente stesso, quindi riuscire ad instaurare una sorta di dialogo, una fase di ascolto, una fase di inquadramento anche clinico del paziente stesso, quindi riuscire a capire chi abbiamo di fronte. Questa è la cosa più importante. Una volta che abbiamo ben chiaro se il paziente, insomma, fa un buon utilizzo anche dei farmaci che magari ha a disposizione e quindi che riesce a monitorare, riesce in qualche modo ad autogestirsi, possiamo riuscire a capire qual è l'esigenza in base evidentemente alla sintomatologia che ha in quel momento stesso. Certamente poi i farmacisti possono mettersi in contatto, io penso ad esempio anche alle persone magari in villeggiatura in questo periodo di vacanze, io sono in Liguria, quindi viene da sé che capiti anche spesso di accogliere pazienti da altre regioni, quindi possiamo agevolmente metterci in contatto anche con gli specialisti, con i medici di medicina generale che hanno sicuramente in carico il paziente. A quel punto, dopodiché, dopo che abbiamo tutti gli strumenti necessari per poter dare il giusto consiglio, possiamo sicuramente essere di reale supporto. Certamente non dimentichiamo che ci sono alcuni farmaci cosiddetti di libera vendita che possono alleviare sicuramente i sintomi e che noi stessi come professionisti possiamo liberamente dare al paziente, altri invece che sono sotto prescrizione medica. E poi chiaramente c'è anche tutta la parte che guarda anche la dermocosmesi che di nuovo può essere insomma un valido aiuto per alleviare la sintomatologia. Altro aspetto importante per chi si trova lontano da casa è la recente possibilità di usufruire della dematerializzazione della ricetta, quindi anche per i pazienti che sono in vacanza e si trovano a dover assumere un farmaco magari con ricetta medica, in questo possiamo essere ovviamente di aiuto perché con una richiesta che il paziente fa al medico in pochi minuti si ha anche qui il numero facente riferimento alla ricetta stessa e quindi anche in caso, penso ad esempio alle terapie cortisoniche, che evidentemente sono sotto ricetta medica, anche in questo caso possiamo dare il nostro contributo.